queste parole di Manfredi sono parole pesanti, perché ci fanno capire che certe smentite sono difficili da sostenere. È vero, non è vero, ma ci sono le parole di Manfredi che ci dicono che non possono che essere vere queste cose. Quindi quando Manfredi ha detto è giusto in questo momento utilizzare il condizionale perché è giusto... Quello è giusto sicuramente, quello è una cultura che Manfredi da cittadino si porta dietro e che non può che essere ancora più forte visto l'insegnamento e l'esempio di suo padre. Ogni cittadino è innocente fino a prova contraria, aspettiamo le prove, le aspettiamo con impazienza. Le aspettate e pensate veramente che ci siano o... Le aspettiamo. Lei ha mandato un sms a Crocetta chiedendogli di non venire qui in via D'Amelio. Qualcuno ha voluto renderlo pubblico, ma non me ne pento certamente, né lo rinnego. Ho detto che la sua presenza, volevo che fosse chiaro, che la sua presenza in via D'Amelio non mi era gradita. Cosa risponde invece al Ministro dell'Interno che oggi ha detto io credo a quello che ha detto la Procura? Ognuno ha i suoi credo, anch'io sono istintivamente portata a credere a quello che dice un procuratore, ma posso anche capire che il procuratore magari non sia a conoscenza di tutti gli elementi di qualcosa che non è solo a Palermo ma è anche altrove. E dico anche che l'Espresso è un giornale talmente autorevole che non rischia qualcosa, una debacle di questo genere soltanto per fare per lanciare una notizia. Ancora di più, proprio per questa dualità, diciamo, io pretendo di sapere al più presto la verità. Non ci possono lasciare in questa condizione. Devono dirci la verità. Ancora una volta, la chiave di tutto sta nella verità.